e Mani divenne Fato. Fato insegnò a Mani come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il loro divenire. Mani volevano esistere diventando uno con Fato. Fato condusse i lemuri e i lemuri divennero Fato. Fato insegnò ai lemuri come cogliere l'occasione fosse per essi fondare il proprio divenire. I lemuri volevano esistere diventando uno con Fato. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Veiove. Veiove insegna all'essere come mutare la noumenia facendo apparire costante la forma, e l'essere Veiove affronta l'oggettività dell'esistente. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Venere. Venere insegna all'essere come mettere se stesso al servizio della noumenia dell'esistente. Buona giornata a tutti da Radio Gamma 5. Qui in trasmissione per la prima volta in assoluto Claudio Simeoni e Francesco Scanagatta dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. La trasmissione si chiama Paganesimo, Magia e Stregoneria. Siamo molto emozionati perché non siamo mai venuti in radio, non abbiamo mai trasmesso ed è la prima volta che noi trasmettiamo e cerchiamo di enunciare le nostre idee, il nostro modo di vedere le cose. E siamo emozionatissimi. Oltre a essere emozionatissimi, ci hanno messo anche davanti a una console con molti pulsanti, molte leve, molti pulsantini, e cerchiamo di raccapezzarci nonostante non li abbiamo mai usati. Se ci è facile parlare di stregoneria, di magia e di paganesimo, ci è difficilissimo usare questo strumento. Nonostante questo, noi ci proviamo. Il nostro amico Francesco Scanagatta dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è qua, a farmi compagnia e cercherà di sorreggermi in questa avventura che abbiamo incominciato. Questa avventura andrà avanti ogni settimana, una volta a settimana, il giovedì, dalle ore 15 in poi, 15, 15, 15, a seconda come andranno gli altri programmi, e durerà un'ora e mezza al massimo. Pertanto noi siamo costretti a esporre il nostro modo di vedere le cose nel più breve tempo possibile, dandovi un'idea di cosa siamo e di cosa vogliamo. Purtroppo, come sapete, il nostro pensiero si forma in anni e anni di meditazione, anni e anni di prove, anni di sperimentazione, finché ci facciamo delle idee, ci facciamo delle convinzioni. Dirvi a voi le nostre idee e le nostre convinzioni non ci mette immediatamente in sintonia. Sicuramente ci sarà un non capirci, o meglio ancora forse uno scontrarci, quasi un odiarci. Noi siamo famosi per essere odiati da tutti, perché il nostro modo di pensare, il nostro modo di porci mette in discussione tutti i modi di pensare che fin da piccoli si sono insegnati. Pertanto sicuramente arriverete ad odiarci, e questo a noi ci farà molto piacere, non tanto l'odio, ma per stimolare il modo di pensare delle persone e anche il nostro, naturalmente. Ora, per le prime due trasmissioni noi pensiamo di parlare in generale, cioè di esporre dei principi generali sulle nostre convinzioni. Poi, se le cose andranno bene, cercheremo di mettere un po' d'ordine e di dare una sequenza logica a quello che vogliamo dire, magari facendo una trasmissione per argomento. Allora, vorremmo fare anche una cosa: cominciare la prima mezz'ora di trasmissione senza telefonate, cioè noi accettiamo tutte le telefonate e mettiamo tutte le telefonate in diretta, cioè non accettiamo telefonate che non vengano fatte in diretta, compresi eventuali insulti, che ci vanno benissimo. Noi amiamo molto essere insultati, oltretutto. Naturalmente risponderemo agli insulti, più che gli insulti, diciamo, a quelle che sono delle... qualcuno che si sente offeso perché le idee nostre possono pregiudicare i suoi concetti.
più che offese. Il termine offese forse è un termine un po' troppo forte in realtà. In realtà sono quando si esprimono dei concetti che sono antagonisti ai nostri, a volte ci si sente come urtati, ci si sente anche in imbarazzo. Ecco, questo in questi termini voglio dire. Ora, ora passo parola a Francesco per un attimo di introduzione. Sì, scusateci un attimino per la nostra impreparazione tecnica, ma d'altronde è la prima trasmissione che facciamo e bisogna un attimino che prendiamo pratica, perciò anche il sintonismo qui all'interno della regia è un po' difficoltoso. Io vorrei soltanto appunto introdurre brevemente alcune cose. A qualcuno sentire parlare di stregoneria, di paganesimo, di politeismo può sembrare un attimino di archeologia spirituale. Io vorrei dire che questo non è vero, cioè nel senso che noi non facciamo una ricerca puramente storica, ma il nostro scopo è di creare uno strumento che venga dato alle persone e non che venga inculcato o stabilito da una gerarchia, ma uno strumento che permetta alle persone di comprendere alcuni meccanismi della loro esistenza e di poter vivere meglio. Cioè di conseguenza si può benissimo utilizzare il passato, ma non solo il passato, ma bisogna utilizzare appunto il passato per vivere nel presente, perché il nostro scopo è di migliorare il meglio possibile la presenza delle persone in questa realtà e soprattutto di dare degli strumenti o delle capacità, delle nozioni o delle informazioni che poi ognuno deve lavorare, trovare la sua via ed utilizzare per realizzarsi. Di conseguenza questo è fondamentale. Il termine appunto paganesimo, pur essendo un termine antico, è un termine attuale. Il fatto che non venga considerato dal punto di vista del presente è soltanto perché è stata una dominazione così forte di una presenza monoteista che ha soppresso qualsiasi possibilità di manifestazione che fosse diversa da se stessa. E vorrei appunto dire che la condizione religiosa, non parlo di religione, ma di religiosità umana, è in base politeista. Cioè, infatti il monoteismo nasce come contro attacco, contro un'offensiva contro il politeismo, perché qualcuno reputava che quel politeismo, quel paganesimo, la stregoneria non fosse possibile creare uno strumento di potere, di conseguenza hanno inventato il monoteismo che permette alle persone di poter essere dominate, controllate e di conseguenza possono essere benissimo influenzate e indirizzate dove uno vuole, perché appunto la base del politeismo è la mancanza di una gerarchia, è la mancanza di una chiesa, è la mancanza di un sacerdozio, è la mancanza di qualsiasi struttura e di qualsiasi legge scritta, perché il paganesimo, il politeismo e la stregoneria si basano solamente su immagini e l'immagine possono essere vista da tutti. Bene, adesso cercherò di costruire la prima forma concetto, la forma concetto del paganesimo o monoteismo. Il paganesimo e il monoteismo è la relazione fra gli esseri umani e le coscienze del mondo circostante. Cioè, per noi il mondo circostante è un mondo cosciente. È un mondo cosciente. Le coscienze per noi sono esseri viventi, sono esseri importanti, vivono e si sviluppano. Il mondo circostante, un albero per noi è una coscienza vivente, una pianta, un animale è una coscienza vivente. Quando noi parliamo di coscienze, il mondo circostante è coscienza di sé, vuol dire che il mondo circostante sa di esistere, esattamente come lo sappiamo noi. Questa relazione fu troncata dall'arrivo delle religioni rivelate. Cioè le religioni rivelate non hanno fatto altro che imporre un Dio padrone davanti al quale gli esseri umani dovevano inginocchiarsi. Alcuni pagani cercarono una spiegazione a questo. Mettere le persone in ginocchio è il più grande orrore che esista. Cioè non esiste orrore più grande e delitto più grande che distruggere la trasformazione delle persone, il loro divenire, la capacità di costruire le persone. A questo orrore alcuni pagani cercarono di capire perché, cioè come hanno fatto uno che adora un Dio che mette in ginocchio le persone a diventare così forte e così potente. Bene, gli stregoni hanno cercato questo. In pratica gli stregoni non sono altro che la risposta pagana alla clandestinità cui i cristiani sottoponevano ogni altra fede.
E gli stregoni portarono il loro corpo luminoso, il loro doppio, il Dio che cresce dentro ogni essere vivente, a viaggiare nei mondi della percezione. E scoprirono che l'energia vitale stagnata, cioè l'energia vitale che si blocca, che blocca i suoi flussi quando gli esseri umani sono in ginocchio, era il fine delle religioni rivelate. Cioè le religioni rivelate hanno come fine del loro esistere quello di mettere in ginocchio gli esseri umani, mettere il velo alle donne, mettere in ginocchio i bambini, costringerli a pregare. E scoprirono le tre nature del Dio dei cristiani. Non esiste un Dio creatore. Gli stregoni hanno stabilito che non esiste. Non esiste perché lo hanno cercato e non lo hanno trovato. Hanno trovato però la volontà con cui l'esistente prosegue nei mutamenti. E questa volontà dell'esistente che prosegue nei mutamenti è l'essenza con cui l'energia vitale si trasforma in coscienza. Hanno scoperto però che esiste un essere di energia che trae forza dall'energia vitale stagnata, prodotta da esseri umani in ginocchio, resi incapaci a risolvere i loro problemi posti dalla vita. Hanno scoperto in pratica che esistono degli esseri di energia che si nutrono di energia vitale stagnata e che questi esseri hanno necessità di mettere in ginocchio gli esseri umani. Inoltre, gli stregoni hanno stabilito che esiste la descrizione biblica di un Dio che terrorizza chiunque che fa ciò che lui non vuole. Cioè, o tu fai quello che voglio io, o tu muori. Questa è l'essenza descrittiva del Dio biblico. Il Dio biblico è quello che dice a Sodoma e Gomorra: o tu fai le pratiche che voglio io, o tu muori. Col suo potere creatore deve distruggere ciò che esiste. Così gli stregoni, partendo dall'orrore e dal terrore cristiano, con l'aiuto delle coscienze del circostante, perché anche le piante, i boschi, i mari, i fiumi, il pianeta era in pericolo, iniziarono un percorso di libertà nella società umana, il cui scopo era ed è portare gli esseri umani a prendere nelle proprie mani il proprio divenire, impedendo al Dio dei cristiani di metterli in ginocchio. Gli stregoni hanno l'aiuto delle coscienze del circostante, perché il cristianesimo è distruttivo nei confronti di tutto il circostante, come dimostra Gesù nella relazione col fico. Cosa dice Gesù al fico? O tu mi dai i fichi quando voglio io, o tu muori. Pertanto, il paganesimo non è un'altra religione, ma è la religione, in quanto solo il paganesimo lega, e religione viene dal latino legare, rileggo, l'essere umano al circostante. Il cristianesimo sottomette l'essere umano ad un inesistente Dio imposto col terrore. Pertanto non si può distinguere il percorso di costruzione del paganesimo come religione dall'orrore cristiano, in quanto questo ha introdotto nella vita degli esseri umani la pulsione di morte, bloccandone i flussi dell'energia vitale per averli costretti, bestiame, in ginocchio davanti al loro Dio. Quando parleremo del paganesimo, parleremo sempre della malvagità del Dio cristiano e delle menzogne del Gesù di Nazareth, e in particolar modo della truffa sulla resurrezione della carne. Il nostro scopo è quello di diffondere il pensiero pagano, unica condizione finché gli esseri umani trasformino la morte del corpo fisico in nascita del proprio corpo luminoso, attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere. Questo può avvenire soltanto quando gli esseri umani prendono nelle proprie mani il proprio divenire, in ogni istante della loro esistenza, in ogni attimo presente. Questo può avvenire soltanto quando si costruisce la propria libertà in ogni istante della propria esistenza, senza togliere la libertà ad altri esseri della propria specie. Questo può avvenire soltanto quando si sente qualcuno dire: vi farò pescatori di anime. Anziché identificarsi col pescatore, ci si identifica col pesce mentre frigge in padella. E allora si stringe i denti e i pugni, si rivendica il diritto allo sviluppo del proprio potere di essere, iniziando un percorso di liberazione dall'orrore cristiano, chiedendo al circostante di camminare al proprio fianco
lungo un sentiero che porta alla reciproca eternità. E questo perché, mentre per i cristiani è Dio che crea il mondo, per i pagani e gli stregoni è il mondo che attraverso le sue trasformazioni va a costruire quella coscienza universale unica che può rispondere al concetto che i cristiani ci hanno inculcato di Dio, cioè la coscienza di tutto l'universo. Questo, in sintesi, è la base, diciamo, del pensiero pagano e del pensiero della stregoneria. Sì, io volevo aggiungere qualcosa per quanto riguarda la differenza tra politeismo e monoteismo. Il monoteismo, sì, dalla stessa parola che monoteismo, cioè uno, ha la caratteristica di stabilire sempre, di poter misurare e quantificare tutto. Difatti noi abbiamo che esiste un unico Dio, che esistono un libro sacro, che poi sia per la religione ebraica, islamica, o cristiana, o cattolica, un testo diverso, comunque esiste un unico Dio e un unico libro. Esiste un'unica gerarchia, esiste un unico potere, che è quello del sacerdote, di chi rappresenta questo Dio. Di conseguenza tutto può essere misurato, tutto può essere quantificato. Logica che se io posso quantificare e misurare le cose, queste cose le posso anche poi per estrapolare questo concetto e portarlo in tutta la vita, e posso creare una dittatura sulle persone, perché devo stabilire a quante cose devono obbedire, a quante cose devono credere, a quante cose devo fare. Il paganesimo, il politeismo, parte da una cosa ben diversa, cioè dice, prima le cose non esistono i numeri, cioè non si può contare, non è che esista un pante, una divinità quantificata, cioè le divinità non sono statiche come ad esempio nel monoteismo. Il monoteismo dice un Dio è venuto in un certo momento e questo Dio deve rimanere. E noi diciamo che le divinità ci sono, cioè ci sono state, ci saranno e ne nasceranno altre. Di conseguenza è una continua vita, non è una cosa statica che è stabilita e concordata. Difatti non è che parlando di paganesimo si deve pensare solo alle divinità dell'antica Grecia, dell'antica Roma o di qualche altra religione monoteista. Cioè si dice chiaramente che queste divinità sono molte, ma queste divinità possono anche essere create, possono essere evocate e ne possono nascere di nuovo. Di conseguenza c'è un adeguamento continuo, costante, delle esigenze spirituali delle persone in nuove divinità. Il problema fondamentale del paganesimo per essere compreso è proprio questo, cioè che il monoteismo ha impedito addirittura alle persone di sapere che esiste un paganesimo, che cosa sia questo paganesimo, e soprattutto ci ha fatto dimenticare addirittura i nomi. Cioè per i pagani, i politeisti, la divinità non è nel cielo, ma la divinità è nella terra, soprattutto nella terra. Cioè, tutte le manifestazioni delle divinità pagane avvengono sempre come esperienza concreta, come manifestazione essenziale, naturale e visibile. Difatti, perché ad esempio gli antichi greci e anche i pagani contemporanei danno una così importanza non tanto a dei testi, che poi testi pagani non esistono, ma danno l'importanza alle immagini? Perché le immagini non hanno bisogno di mediazione, cioè non ci deve essere un sacerdote che viene a spiegarmi cosa significa questa parola, non ci deve essere qualcuno che mi dice Dio voleva dire questo o Dio ha detto qualcos'altro. C'è soltanto un'immagine che tutti quanti possono percepire, che tutti possono percepire in maniera anche diversa, però hanno il diritto di percepire, in quanto esiste il diritto di libertà. La manifestazione della divinità, soprattutto nel paganesimo, avviene sempre nelle cose concrete, cioè con qualcosa di toccabile, di qualcosa di, diciamo, di oggettivo, di qualcosa di sensibile. Difatti per i pagani l'acqua è un valore ed è una divinità, gli alberi sono delle divinità, soprattutto quello che ci circonda, l'aria è una divinità, il sole, cioè qualsiasi cosa contiene in sé, non perché ci sia stata una manifestazione esterna che qualcosa ha introdotto la divinità in questo mondo. Il mondo è divino in se stesso. Per usare un esempio concreto, c'è stata ultimamente la polemica sul discorso, ad esempio, di Darwin, cui dice che sì, l'uomo deriva dalla scimmia, però è diventato umano per l'intervento di Dio, cioè qualcosa di esterno che è entrato e che ha dato un'anima all'uomo. Noi diciamo che questo non è possibile, perché l'uomo nasce e il mondo nasce in quanto è divino in se stesso, cioè non ha bisogno di qualcuno che lo venga a santificare. Difatti non esiste il concetto di santità, che qualcuno tramite la propria negazione, la propria distruzione permetta di diventare qualcosa di diverso. Noi diciamo che tutto quanto è positivo, che tutto quanto esiste, ha diritto di esistere, di conseguenza, accettando questo, noi non ci poniamo neanche di problemi di rapporto, perché sappiamo che quello che abbiamo di fronte deve essere rispettato e che ha un valore
in quanto in sé lo porta, cioè non siamo noi che lo diamo, cioè non possiamo quantificare. Difatti non esiste una, diciamo, una logica di tipo capitalistica nella religiosità pagana, perché proprio essendo distribuita e non concentrabile permette a tutti quanti di arricchirsi di questa presenza, e di conseguenza ognuno può essere sacerdote, può crearsi il rito, può avere una propria manifestazione e non sarà mai in contatto con delle leggi, con delle regole, perché queste regole non esistono. Cioè, la cosa fondamentale nel paganesimo è la mancanza di confini, cioè nulla può essere separato dal paganesimo, tutto può ritornare all'interno del paganesimo. Anche ad esempio le figure monoteiste dei cristiani, dei musulmani e degli ebrei, sì, sono delle divinità relative per quei popoli, possono trovare un loro spazio all'interno del paganesimo, ma quanto... cioè divinità regionali, provinciali, locali, di popoli, però nessuna di queste divinità viene a essere imposta agli altri. Cioè non è che uno dice tu sei pagano perché credi ad esempio in Dioniso, credi in Pan, credi in Giove, no, dopo tu puoi benissimo credere in una divinità che ad esempio è contemporanea, che esiste adesso, che ci sarà domani, ma questo qui non lo stabilisco io, non lo stabilisce una gerarchia, lo stabilisci te, cioè nella tua libertà. Voglio anche far capire, ad esempio, un'altra forma di manifestazione della divinità per quanto riguarda i pagani, per quanto riguarda i monoteisti. Si possono prendere, ad esempio, nel monoteismo di tipo cattolico, alcuni esempi. Prendiamo, ad esempio, il sacrificio di Isacco. Cioè, un dio monoteista compare in sogno di una persona e dice tu devi per sacrificare tuo figlio il mio nome. Questa persona non dà del pazzo questa divinità. Cosa prende? Prende benissimo questo suo figlio e lo va a sacrificare. Poi, all'ultimo momento, la divinità ci ripensa. Allora, a quel punto gli permette di... C'è una telefonata? La trasmissione è paganismo. Dunque, e di conseguenza la divinità verifica che questo avvenga, la persona obbedisce e tutti quanti sono scontenti perché è stata fatta la volontà di Dio. Per quanto riguarda invece il paganesimo, questo non sarebbe possibile, perché la divinità non ha il bisogno di presentarsi, di manifestarsi, di imporre qualcosa, ma agisce con ogni libertà e agisce sempre in presenza, in collegamento con l'uomo. Cioè di conseguenza una divinità non imporrà mai qualcosa di violento. Se la persona compie questa cosa non lo fa soltanto con un legame fisso e costante con quanto riguarda la divinità, ma lo compie insieme, cioè decise, noi compiamo questa azione, lo compiamo assieme a queste persone, e di conseguenza la persona ha la possibilità o no di scegliere di confermare o di smentire o di fare qualcosa che sia diverso dalla divinità, perché può rivolgersi a un'altra divinità. Si dice, se la mia divinità è diversa dalla tua e non mi va bene, io posso cambiarla, cioè nel senso come io cambio nella vita, come io appunto proseguo nella mia esistenza, cioè come io nasco, che sono un bambino, divento un adulto, posso benissimo... Scusa, se c'è una telefonata. La passiamo. Scusatemi se intervengo. Stranamente, io non vi ho mai sentito. È la prima volta che trasmettiamo. Perché? È la prima volta che trasmettiamo. Stranamente, come aveste sempre trasmesso per medico. Come mai? Perché cogliere un fiore e permettersi di benedirlo e bestemmiare, perché il fiore è già perfetto, non occorre che io lo benedisca. Mi spiego? Sì, è vero, è vero. È una divinità in se stessa ed è perfetta in se stessa. Non occorre che aggiunga altro, mi siete molto vicini. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao. Ecco, sono contento che questo ascoltatore ha detto fa. È la prima volta che vi sento, però è come avete sempre parlato. Questo è vero, perché è quello che noi vogliamo far capire, che noi non abbiamo delle idee nuove da mettere in testa alle persone. Noi dobbiamo solo dire alle persone, guardate, dentro di voi esiste un universo, esiste un mondo che è stato annientato, è stato nascosto, ve l'hanno nascosto a voi stessi, cioè alcune parti del vostro corpo, del vostro essere sono nascoste e voi non le percepite, non le conoscete. Di conseguenza dite, non ci sono, ma... Noi vi diciamo, esiste questa realtà, esiste questa parte di voi e voi dovete assolutamente, non tramite perché ve lo diciamo noi, perché ve lo insegniamo, perché vi diamo un riferimento, vi diamo un rituale, ma dovete riscoprirle. E il fatto stesso che noi diciamo questo, a qualcuno logicamente ha una maggior sensibilità e dice, ma io questi discorsi non li ho sentiti, li percepisco, cioè perché sono miei. Cioè perché... Un'altra telefonata.
Pronto? Un attimo, ciao John. Vai. Si può parlare. E non vi sento purtroppo io per radio, perché sono molto molto distante. Vieni allora. Allora, ho sentito la vostra introduzione. Sì. Io voglio essere altrettanto chiara e molto dura come siete stati di voi all'inizio, cioè mi odierete tante belle cose. Hai per caso l'ardio accesa? Sì. Qual è il vostro scopo finale? Cioè, che cosa vi prefiggete fare questa trasmissione? Che io sia d'accordo o no, questo è un altro discorso, ma sì. Voi cosa cercate? Cercate dei proseliti? Cercate di mettere su un'azienda per fare, non so, far soldi? Cosa volete fare? Noi cerchiamo solo se noi stessi. Se voi mi spiegate questo, poi io vi dirò altre cose. Va bene, ciao. Allora, prima di cosa, io rispondo, noi cerchiamo noi stessi. E il cercare noi stessi permette soltanto di essere noi stessi anche degli altri, e noi vogliamo appunto compiere questa ricerca su di noi per diventare quello che vogliamo essere, quello che siamo, in compagnia degli altri. Cioè la stregoneria, i rituali della stregoneria erano soprattutto rituali collettivi. Perché? Perché le persone partecipavano. Io non voglio fondare una religione, non voglio fondare neanche una chiesa, non voglio fondare neanche un'azienda. Io voglio dire, esiste una necessità di vivere in maniera diversa da quello da come si vive adesso. Di conseguenza esistono delle persone che hanno la stessa sensibilità, io le sto cercando, benissimo, ma un rapporto a pari, io non sono né un santone, non sono né un sacerdote, non sono niente, io sono uno come voi. Voglio aggiungere io qualcosa a quello che ha detto Francesco. A un certo punto esistono dei percorsi di percezione, forse un giorno ne parleremo anche, anzi saranno anche oggetto di trasmissioni, che trasformano le persone. Cioè noi non siamo creati perfetti da un Dio perfetto, noi siamo venuti fuori dal magma primordiale e ci siamo trasformati continuamente, ma anche dal giorno stesso in cui siamo usciti dalla vagina di nostra madre abbiamo cominciato a trasformarci e ci siamo continuamente trasformandoci. Ogni giorno noi facciamo delle scelte, scegliamo fra una cosa o un'altra cosa nell'ambito di quello che è possibile. E la sequenza di scelte che avviene quando uno fa un percorso di stregoneria lo porta a sviluppare il bisogno di libertà. A me nessuno mi darà mai niente per quello che faccio, però quello che a me mi interessa è di permettere alle persone di cercare la libertà. Un'altra telefonata. Pronto? Ciao. 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 Volevo farvi una domanda. Sì. Il punto che vi separa da atei, quale? Ha capito la domanda? Sì, perfetta. Te lo spiego subito? Sì, metto giù, vi ascolto. Sì, d'accordo, ciao. Ciao. Allora, la differenza fra noi e gli atei è questa. L'ateo è chiuso nel mondo della ragione, è chiuso nella sua descrizione e non ha nessuna speranza all'atto della morte del corpo fisico, mentre invece noi lavoriamo per costruire il nostro corpo luminoso, costruiamo per trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. Questa è la differenza fondamentale. C'è un'altra telefonata, un secondo. Un'altra telefonata. Pronto? Sì, sentiamo. Pronto? Siamo a 5? Sì. Radio. Ah, non vi sento, parla al telefono. Sì, ti sentiamo noi. Pronto? Dimmi, pronto? Ah. Bon. Dimmi. Ho appena acceso la radio, ho sentito la vostra trasmissione. Sì. Ma sono in diretta? Sì, sei in diretta. Noi mettiamo tutte le telefonate in diretta. Ecco, allora, scusatemi, io devo fare appunto una domanda provocatoria, perché certo. Per animiamo il discorso. Va bene. Non è per caso che se uno gli ha detto che Gesù Cristo ha detto al fico, se non mi dai il fico ti faccio morire. Sì? Ho detto io, sì. Ma non ti sei sbagliato forse col carabiniere, no? Che ha parlato con sua moglie e poi li ha ammazzati tutti, ecco, non vorrei che c'è stato un po' di confusione. No, guarda che la storia del fico è raccontata in tre modi diversi, da Marco, Matteo e da Luca,
e ha tre significati diversi, sì, in quanto sono entrambi diversi. Ah no, appunto, io ho chiesto, dico, che guarda che forse non ci sia della confusione, che invece di Gesù Cristo che ha parlato col fico, che non è stato il carabiniere ieri là, io viaggio sempre con la Bibbia c'è con me, per cui non ho nessunissimo problema. Ma il fatto è questo, anche il bambino, io porto via il bambino e ho anche dei libri, però non mi ha detto che sappia. Sì, d'accordo, d'accordo, però il problema è questo, no? Capito? Che durante 1500 anni di orrore cattolico, la Chiesa diceva alla gente, fai quello che voglio io ti ammazzo. Tant'è che il signor Ignazio di Loyola crea la tortura per avere risposte. Un po' di confusione. Davvero? Confusione. Beh, i fari roventi non sono mai confusione. Esatto, c'è un po' di confusione, il fatto, credo che la Chiesa non abbia mai detto fai come no? Come no? Sempre? No, quelle se sono vuoi... cose che ti inventi. La come chiesa, no? La Chiesa parla di vita, non no, di no, morte. No, parla di strage la Chiesa. Parla di vita e non no, di morte. La Chiesa parla di gente in ginocchio. No, non solo, parla di vita anche avanti là, quindi una vita in continuazione, non solo questa, l'altra, quindi non di morte. Per lei la morte non è, nella Chiesa non c'è la morte, è un trapasso. Come no? La risurrezione della carne che cos'è? Non è la morte. Che io possa essere d'accordo o meno, questo è un altro paio di maniche, ma la Chiesa parla in questi termini. Diciamo le cose come stanno, perché altrimenti qua facciamo confusione. Ripeto, che proprio Gesù Cristo si sia fermato a parlare con il fico, ho dei grossi dubbi. No, ha rubato, anzi ti dirò di più. Ti dirò di più. Voglio dire questo, cioè sì. io normalmente mi fermo a parlare con il fico, ma comunque, siccome in trasmissione... No, l'ho ammazzato perché non giravo i fichi che lui voleva. Dire certe cose... Ecco, amico mio, noi cerchiamo di dire delle cose concrete. Tieni presente, amico mio, che noi siamo pagani e abbiamo 1500 anni di arretrati. D'accordo? Ma, benissimo. Guarda, quello hai detto, lì sono d'accordo, hai 1500 anni di arretrati, lì sono d'accordo. Allora cercate di tirarvi avanti. Sì, perché noi... Perché sai, uno arretrato... D'accordo, andiamo con un'altra telefonata, va bene comunque. D'accordo. Presa... Ok, d'accordo, ciao. Sì, pronto? Vedete il telefono... E ascoltatemi. Sì? Va bene. State attenti un attimino. Prima cosa, parlate più adagio perché non si riesce a capire quello che dite. Noi. Andate troppo veloci. Noi, grazie. Grazie alle consigli. E come prima cosa imparate ad operare gli strumenti, perché altrimenti non si riesce a capire. Telefonate e voi sembrate mitragliatrici. Va bene? Sì, grazie. No, grazie del consiglio. Ciao. Sì. Probabilmente c'è qualcuno che non vuole andare in diretta, o sì? Pronto? Sì. Pronto? Vi sentivo per la radio adesso. Sì? Sì. Pronto? Pronto? Ho messo giù. Purtroppo scusa, è un incontro. Scusa, ho messo giù, mi ho sbagliato. Siamo non usiamo bene gli strumenti, in effetti, ha ragione. L'addio della tecnica ancora non ci assiste, dovremmo evocarlo di più con l'addio della tecnica. Sappiamo fare altre cose, ma la tecnica e gli strumenti qua per noi... No, io volevo, al limite, visto che c'è un attimino di tregua delle telefonate, le ultime parole famose. Timmy di onda, grazie. Pronto? Sì, Timmy. Sì, pronto. Timmy. Sì. Niente, volevo dire, no, vi ho sentito parlare adesso di questo monoteismo, paganesimo. Paganesimo, scusa. Ecco, no, perché non è che proprio che mi intende proprio tanto. Sì, no, ma infatti è difficile per tutti. Siccome volevo capire, no, perché anche voi che vi sento per telefono, come per dire che ogni tanto vieni anche a casa mia i testimoni di Geova, insomma tutta la gente intorno così. Partì sempre, a parte che mi non so che voglia fare il difensore del cristianesimo o di nessuno, però mi sorge così una domanda, no? Perché partì sempre, cioè come punto di riferimento, diciamo, la Bibbia, no? Cioè le sacre scritture, e da Dea, voi altri come i testimoni di Geova, tutti gli altri, tira fuori a tutti, diciamo, così non va bene, quello che dice loro non va bene, ma perché non così una dottrina, diciamo, che sia vostra, cioè, mi dico, un qualcosa creato, fatto con il vostro pensiero, senza, diciamo, andare contro quello che poteva essere certe idee, cioè portarsi avanti un'idea vostra. È facile farci un'idea, dire l'idea di questo se sbagliare, mentre la mia se è giusta, allora adesso mi spiego perché.
Perché se 1500 anni invece che gli altri dice che le idee vostre sbagliate, cioè qui che altri se sbagliai e qui sue se giuste, viene fuori la confusione che non finisce altro, eh. Non è che lo dicono purtroppo, vedi? Lo fanno, quando io ti dico, noi partiamo da questo perché ti faccio un po' di cronologia. Dal 379 al 395 Teodosio trasforma il cristianesimo in religione di Stato. 391 il paganesimo viene vietato, templi chiusi e smantellati. 409 i vescovi assumono il potere della scelta dei difensori della città. 412 le chiese vogliono il diritto d'asilo. 429 e 439 vengono promulgate 150 leggi a difesa e a maggior gloria del cristianesimo. 435 viene emanata la pena di morte per i pagani. 448 viene bruciato pubblicamente il libro contro i cristiani di Porfirio. Capisci? Sì. Noi dobbiamo partire da dove abbiamo lasciato. Sì, ti faccio una semplice osservazione. Tieni conto che noi partiamo dalla stregoneria. La stregoneria ha avuto nell'epoca del Rinascimento del Medioevo circa 20 milioni di persone bruciate. Tieni conto che per noi le persone non sono dei pezzi di legno che si possono bruciare senza nessun problema. Cioè, a noi queste persone ci appartengono. E noi abbiamo questa storia. Purtroppo il monoteismo è sorto dichiaratamente contro il politeismo, cioè il politeismo non è sorto contro nessuno, il politeismo se ne stava lì tranquillo, cioè un però pagano non aveva, cioè, ti rendi conto che il termine pagano non esisteva neanche per i pagani, cioè i pagani non si presentarono mai per la loro religiosità perché non c'era questo problema di scontro. Il problema sussiste quando tu entri in una società che è totalitaria, o subisci il regime o ne fai parte o lo combatti. Noi ci troviamo in una situazione di dominazione che non è solo dominazione, diciamo, fisica, ma anche dominazione psicologica ed anche dominazione in tutti quanti i sensi degli aspetti della vita. Cioè noi non diciamo alle persone in base a un testo sacro, noi potremmo anche farne a meno. Il problema è che noi non attaccheremo mai nessuno per quello che è, per quello che pensa, per quello che vuole essere. Gli altri però possono farlo. Noi non, no, le nostre divinità a cui io posso rifarmi, benissimo, sono divinità diverse dalle tue, ma in nome della mia divinità io non verrò mai a perseguirti, a dire che tu stai sbagliando. Però se in nome della tua divinità tu vieni ad attaccarmi, io ho il diritto di difendermi e io mi difendo. Cioè, attaccare però, la divinità. Prima voi parlavi del fico, della parabola del fico. Vedi. E che se anche quella, cioè che leggendo sempre, che c'è scritto anche che bisogna stare attenti ai falsi profeti, no? Sì, beh, allora io sì, ma che ne sei anche tante altre robe scritte, se sei per quello. No, ma questo voglio dire, però cioè, noi diciamo che l'unico profeti, dice, no? No, io ti dico una cosa, cioè, il problema nostro è vi inganneranno, c'è scritto anche. Sì, però se tu trai la forza dentro di te, tu sai cosa è vero o non è vero. È il tuo cuore quello che determina, cioè, non quello che dico tanto, io. Tanto sì, per dire, vedi, per farti una cosa, metto giù, cioè, vi inganneranno, ma è anche giusto, perché cioè, il dattone, l'inganno può essere anche una forma di seduzione. E ad esempio, nelle antiche divinità della Grecia, c'erano addirittura le divinità dei ladri, perché non è che noi possiamo eliminare delle manifestazioni delle persone, o possiamo eliminare dei comportamenti. Questi comportamenti esistono, ci possono non piacere, possiamo fare qualcosa per cambiarli, e di conseguenza noi ci rifacciamo un altro tipo di divinità. Però non possiamo dire alla persona sei diverso da quello che sei. Di conseguenza questa cosa si fa con questa persona. O si crea un carcere, un ghetto. Un'altra telefonata. Scusami se intervengo per la seconda volta. Sì. Dimmi. Sono Giampaolo. Sì, ciao. Dimmi, ciao. Io cerco di interpretare perché andate a spulciare nella Bibbia per le enormi contraddizioni che ci sono all'interno. Penso sia anche per questo. Sì. Io non sono né pagano, né cristiano, né cattolico, né musulmano, cerco di essere e non essere, nel senso che io sono nato senza nessuna religione, anche se sono vissuto all'interno di una famiglia ultracattolica, non mi sento semplicemente di esserlo cattolico, prima cosa perché non sarei in grado di esserlo in maniera coerente, perché trovo un'utopia, oltre alle contraddizioni enormi che sono all'interno di questi libri. Sono sempre libri e i libri sono fermi. Sì, è vero. Mentre l'uomo evolve, esatto. L'uomo anche che sta a zappare in mezzo a un prato evolve comunque anche se non prende il libro in mano. Esatto, sì, è vero. I libri non servono, serve l'esistenza, certo. Serve saper vivere. Purtroppo adesso noi altri dobbiamo prendere in mano i libri per le enormi contraddizioni che ci hanno dettato. Sì, è vero. Degli elementi che sbagliando hanno scritto e hanno affermato
in maniera tremenda sulla carta ciò che invece doveva essere in movimento, sì, dinamico. Esatto. E quindi io, pur non appartenendo almeno al momento a nessuna fede o credo religioso, vi abbraccio e vi sento molto vicini. Ricambiamo, ricambiamo, perché guarda, io non posso rispondere perché condivido quello che hai detto, cioè nel senso cioè non so perché ci sia tutto questo. Io mi sento vicino al Francesco d'Assisi non perché era cattolico o cristiano, solo perché è universale. No, ecco. E stranamente si avvicinava alla natura, se non erro. Sì, vero? E San Francesco ha una particolarità vera. Lui è venuto subito dopo la persecuzione alle beghine. Ma è molto un altro particolare. Di povertà. Scusa, è molto particolare e anche molto scomodo. Molto scomodo, specialmente alle religioni di Francesco d'Assisi. Infatti lo lasciano molto zitto lì da una parte. Perché? Perché mette in contraddizione tutta la religione cristiana, la mette in contraddizione. Specialmente le gerarchie. Esatto, perché io lo sento così vicino come pensiero, che poi sia anche non esistito, non mi interessa niente, ma colgo il messaggio che è vicino alla natura. E io stranamente spero di involvere come gli animali, forse sono più evoluti di me. Forse sono più liberi, cioè sì, comunque non so se riesco a spiegare. Forse hanno più libertà, cioè tu dici è un desiderio di libertà, di conseguenza perché uno deve spiegarmi e deve dimostrarmi l'evoluzione, cos'è l'evoluzione? Sì, sì. Perché sui libri fino adesso l'evoluzione non esiste, esiste in natura e la tocchi con mano. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Sì. Pronto? Ciao, sono di nuovo Anna. Sì, Anna. Mamma mia, che rumori. Mamma mia. Si sente bene adesso? Sì, si sente benissimo. Adesso sì. Ecco, uno di voi è aggressivo, l'altro è pacifico. Quello che parla è pacifico, quello che risponde al telefono è aggressivo. Sì, addirittura. Ecco, sei molto aggressivo. Vabbè, ognuno ha il suo... Beh, non ti è ancora morso, spero. Prego? Non ti è mica morso, spero. Beh, può darsi. Psicologicamente, no, comunque... così a distanza, no dai, sto scherzando. Sì, anch'io sto scherzando. Un bel vespaio avete mosso adesso. Beh, ma noi arriviamo sempre a smuovere vespai, in effetti, Perché praticamente con questa trasmissione mettete in contraddizione tutto ciò che ci è stato inculcato dal momento in cui, come hai detto tu prima, siamo usciti dalla vagina di nostra madre, cioè quando veniamo al mondo. Viviamo e cresciamo già in una religione, cioè quella a cui appartengono i nostri genitori. Esatto. Ed è per questo che da tempo nel mio nucleo familiare, quello che mi sono creata, io combatto, perché dico vabbè, io sono cattolica, ma perché me l'hanno imposto? Poi, sai, le scelte si fanno quando si ha una certa età, cioè ci si allontana da un qualcosa in cui non senti, cioè, ad esempio io non sento la divinità della Chiesa, io la chiamo divinità perché è la Chiesa degli uomini, non è Dio che me l'ha data, cioè non è Dio che me l'ha posta, che me l'ha presentata, che me l'ha, cioè, non, io credo in Dio. Ma non credo negli uomini che la rappresentano. Questo è una delle cose che noi tentiamo di contestare. Cioè? Cioè nel senso che neanche Dio esiste. Beh, questo è importante per noi. Cioè esistono delle forme che si spacciano per Dio, ma Dio non esiste. Cioè, esiste una descrizione di Dio fatta dalla Bibbia, ma il Dio in sé non esiste. Difatti, se tu... Io ho guardato anche sabato pomeriggio le due cassette che ha del film di Zeffirelli, Gesù di Nazareth. Sì. E ci presenta Gesù Cristo, il figlio di Dio, un'entità molto astratta, molto assente anche nei secoli, cioè questo Dio a me non si è mai presentato, ma non a me perché persona, perché speciale, cioè proprio... Non è una presenza come lo è stato il suo figlio? Ma no, non lo è mai stato, però viene giocata come tale. Sì, è una carta giocata. Esatto. Ma da chi?
no. Da chi ha interesse a mettere in ginocchio gli esseri umani. Esatto, perché se no come farebbero a tenerci? Sì, sì, esatto. È il nostro modo di potere. Esatto, e questo è il nostro fine. E nessuno ci paga per questo, anzi qualcuno ci bastonerà pure. Eh beh, hai visto che appena avete iniziato, cioè anche perché alla fine noi dobbiamo comprendere che l'uomo ha bisogno di credere che ci sia qualcosa o qualcuno al di sopra. No, gliel'hanno insegnato quel bisogno. Ma sì, ma però ce l'ha, cioè ce l'abbiamo, mi metto in mezzo, perché ad esempio ti spiego, se io dovessi pensare per un solo per un momento, come mi capita a volte, che sono momenti che durano giorni, che sono carne, e quando muoio marcirò. Cioè, ti faccio un esempio, mio papà è morto giovane, 50 anni, nel momento in cui io cominciavo a conoscerlo, ad apprezzarlo ed ammirarlo, diciamo, per le cose che mi dava. Se io solo per un attimo dovessi pensare che lui è dentro a quella tomba e sta marcendo e non ci sarà, e un giorno non potrò rivederlo, non potrò rincontrarlo, come mi faccio come mi costruisco a volte nella mente, non so, un giorno mio papà non è lì che sta marcendo, sì, ma è uno spirito libero che sì, mi vede, che mi segue, che quando gli parlo mi sente. Se solo dovessi pensare che questo non è vero,